Ho debuttato in teatro parecchi anni fa, ma anche oggi ogni volta che salgo su un palcoscenico, qualunque palcoscenico, il cuore comincia a battere più veloce. Ma l'emozione che ho provato al mio debutto non l'ho mai più provata. Credevo quasi di averla dimenticata, fino al giorno in cui non sono stato ingaggiato per uno spettacolo dove ero l'unico con un'esperienza di palcoscenico da professionista alle spalle. Questa volta avrei dovuto tenere a battesimo sia la compagnia, tutti i giovanissimi tra i 14 e i 20 anni, che la regista. Dopo anni di certezze, avrei dovuto misurarmi con una cosa inaspettata. Non sapevo a cosa sarei andato incontro, ma avevo deciso di affrontare questa sfida. Qui stiamo per cominciare una delle tante giornate di prove, per uno spettacolo anche di difficile realizzazione, perché si trattava di una rappresentazione di teatro-danza, dove musica, balletto e recitazione devono incastrarsi fra di loro in un mix omogeneo. Io ero molto preoccupato, perché di scogli da superare e da evitare ce n'erano molti, ma le ragazze e i ragazzi sembravano non darci eccessivo peso. Beata gioventù, non che sia vecchio, ma forse non ho più l'incoscienza tipica degli adolescenti. Con il passare dei giorni però ho cominciato a sentirmi contagiato dal loro entusiasmo e dalla loro apparente spensieratezza. I primi giorni mi sentivo un po' al di fuori del gruppo, anche perché loro si conoscevano già da tempo, ma piano piano siamo entrati in sintonia. Abbiamo cominciato a comunicare sempre di più, anche grazie alla regista. Sapevamo che c'era un obiettivo comune da raggiungere. Ma è importante conoscere la loro storia per capire il valore di questi avvenimenti. C'è questo gruppo che è la Roman Ballet, che è nato quasi per gioco, sotto in uno scantinato di un centro sportivo, ha fatto un percorso e da cosiddetto amatoriale è diventato un gruppo di professioniste giovanissime, perché sono ragazze giovani da, appunto, dai 14 ai 20 anni, e ritenevo giusto non considerarle più semplicemente delle amatoriali, cioè di persone che vanno a fare una cosa per passare il tempo, ma delle ballerine, delle attrici, delle danzatrici, che era giusto che si confrontassero con un pubblico che non fosse soltanto mamma e papà, ma fosse un pubblico pagante, un pubblico di sconosciuti, e che venisse a vedere le nostre cose, le mie cose, la mia prima regia, con un giudizio vero, cioè non il giudizio dei genitori, delle mie allieve che venivano a vedere il saggio e mi dovevano per forza dire che eravamo bravi, ma il giudizio di persone strane che non ci conoscevano, che dovevano dare un giudizio al nostro lavoro. In ogni spettacolo che si rispetti c'è sempre una scena rognosa, una scena che presenta mille difficoltà. Qui c'era la famigerata scena dei guanti, come la chiamavamo noi, che non ci lasciava tranquilli, e quindi la si provava fino alla noia. Doveva essere perfetta. Più passavano i giorni, più il gruppo cominciava a sentire che si andava incontro a un evento che era a lui sconosciuto, il primo spettacolo da professionisti. Non era un saggio, dove gli spettatori sono parenti e amici, ma un lavoro che avrebbero visto persone a loro sconosciute. Il temibile pubblico pagante. Ma loro, come l'hanno affrontata questa prima esperienza da professionisti? Vabbè, diciamo che sicuramente c'è una parte di me che non stava là troppo coscientemente, nel senso che tutto questo ti sembra, a primo impatto ti sembra un sogno, qualche cosa che non sta nella realtà. Sono interessanti come sensazioni, perché niente di più, niente di meno di un saggio di danza. Allora, essendo la mia prima esperienza da vera professionista, è stata, come si dice, una vera bomba. È difficile catalogarle le emozioni, è difficile soprattutto a distanza anche di un periodo brevissimo di tempo. Le emozioni sono una cosa che vanno vissute lì al momento e vanno
dette subito, però secondo me è stato importante per capire tante cose, soprattutto sul teatro e sulla vita di palcoscenico. È stato divertente e importante e mi ha servito comunque. È bello perché è una nuova esperienza, non mi era mai capitato. È un'emozione difficile da spiegare a parole, però che penso si possa capire più che altro dalle espressioni comunque dei volti una volta che finisce lo spettacolo, ma anche mentre lo spettacolo si svolge, perché sono emozioni che vengono fuori perché sono troppo troppo grandi. È difficile spiegarle veramente a parole. Via, di corsa a fare una pausa. È il modo migliore per conoscersi durante le massacranti prove di uno spettacolo. Queste giovani esordienti hanno dimostrato di essere caparbie, cocciute, piene di voglia di fare, e quindi dare loro la possibilità di esordire in un mondo che di solito è riservato a pochi, perché comunque il mondo dello spettacolo è sempre riservato a pochi, e loro non sono figlie di artiste, non vengono da posti prestigiosi, da scuole con nome. È stato un esordio, che ci ha fatto vincere questa scommessa. Ma che ti devo dire una cosa? Buongiorno Stefano. Amore. Diciamo che lo spirito poi alla fine tra di noi, tra noi ragazze, era sempre lo stesso, nel senso c'era più responsabilità, indubbiamente, però diciamo il feeling, la complicità, diciamo il bene che ci lega tutte quante, insomma è sempre rimasto quello, cioè proprio un lavoro di gruppo che anche facendo insomma una cosa seria rispetto alle altre, insomma più seria delle altre, non è scomparso, e questa è stata la cosa più bella. È difficile esprimere le emozioni che una persona prova, certo ti senti realizzato, non senti che sei veramente qualcosa, capito? Hai partecipato a creare un'opera d'arte, non lo so, è difficile esprimerlo, cioè, almeno io non riesco ad esprimere le mie sensazioni in modo così semplice. Apri le spalle però, mettiti dritta, stai dritta, Il giorno della prova generale, che precede la prima vera e propria, ci sono tante cose da sistemare. Una di queste è il puntamento delle luci, che è fondamentale per la riuscita estetica di uno spettacolo, anche se per noi attori è un po' noioso. E dovete rifare il primo canto, il primo, dove state? Per girar con tutte l'acqua, alla quarta levar la coppa in suso e la prova è in giù. Perché una coreografa decide di fare una regia? Perché comunque io faccio regie di spettacoli che sono balletti, in realtà sono contenitori coreografici. Siundeke non era uno spettacolo di prosa normale, non lo saranno i nostri prossimi spettacoli, per cui io non ho avuto la presunzione di fare una regia. Ho avuto la voglia di dirigere dall'inizio alla fine una cosa che era soprattutto coreografata e che se avessi messo in mano a un regista non avrebbe rispecchiato totalmente i miei desideri. Cioè un lavoro a quattro mani sarebbe stato difficile, e quindi sicuramente facendo errori ho preferito fare tutto da sola. Così devi stare. Brava. Entri, esci. Oh. Purtroppo, come temevamo, la scena dei guanti ci ha creato qualche problema in prova generale, quindi sui costumi di scena e di corsa a riprovarla. Non potevamo e non volevamo permetterci che succedesse di nuovo.
Ormai mancavano poche ore all'apertura del sipario. Via! Le cose che più mi hanno colpito in questa esperienza sono state l'impegno, la serietà, la professionalità e la grande motivazione che questo gruppo di adolescenti ha profuso sia durante le prove che sul palco. Ma se la passione è una cosa che puoi trovare solo dentro di te, la disciplina che hanno dimostrato, oltre che dall'educazione familiare, è sicuramente venuta da chi le ha allevate artisticamente. Ma quanta disciplina e quanta umanità serve per creare un gruppo come questo? Al 50%, ci vuole tantissima umanità, ci vuole tantissima disciplina e l'una non può prescindere dall'altra, perché comunque io sono un po' la loro mamma e la loro zia, però devo anche essere il loro capo. Non si può essere tutto capo, non si può essere tutto mamma, bisogna trovare la fusione tra queste due cose, non è facile per niente, perché ci sono delle volte che l'esigenza ti porta ad essere tutto capo, tutto mamma, invece no, in tutte le volte bisogna trovare la mediazione, e questa è sicuramente la cosa che mi stressa di più tutte le volte, perché non è facile. Manca circa un'ora all'apertura del sipario e l'atmosfera nei camerini, nonostante l'invito della regista a mantenere un silenzio quasi religioso per avere la concentrazione giusta, è tutt'altro che tranquilla. L'aria che aleggia nei camerini sembra allegra e spensierata, ma in realtà è percorsa da un'elettricità pazzesca. Stai vedendo che posso vedere? Io non vedo niente! Non sembra che si stia per andare in scena. Le impressioni che ci si scambia vertono su tutto, tranne che su quello che si farà tra poco sul palco, quasi a voler esorcizzare la paura. Al contrario del cinema e della televisione, in teatro il trucco non viene applicato da truccatori, ma ogni attore deve gestire la cosa autonomamente. Niente di più normale quindi che ci si aiuti, soprattutto in situazioni come queste. Anche se non tutti sono d'accordo con le indicazioni date precedentemente. Vedrò le dame questa cassetta? Ok, niente trucco a basso ming con le due cose così, non mi piace. Più ci si avvicina al momento di salire sul palco, più la tensione sale. Non è quindi un caso che alcuni di loro, fra una battuta e l'altra, comincino a intonare Notte prima degli esami di Antonello Venditti. C'è chi si mette da una parte a ripassare battute e movimenti, chi sembra non essere soddisfatto del trucco e continua fino alla fine a ritoccarlo e a chiedere agli altri se è a posto, se il colore gli sta bene, eccetera. Ma ormai non si può più rimandare. Il pubblico ha riempito la sala. È venuto solo per vedere il nostro spettacolo. Nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, facemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fu or cose create. Ma come hanno vissuto il loro debutto? Loro hanno una grande forza, e quando salta il sipario e vedono il pubblico spaccano il mondo, molto sicuramente, perché sono così giovani. Emozionante, molto emozionante, però
Bella. Un pochino di paura. Emozione, voglia di spaccare potente. Ho salito la scaletta che dai camerini portava al palcoscenico con un certo groppo allo stomaco. Mi ricordo che non mi ricordo niente da quando si è fatto buio sul palco a quando è partita la musica. Vabbè, io sono riconosciuta in tutta la Pullman Valley per essere una delle più esaurite, le più nevrotiche, quindi ti immagini la sera della prima quello che in quale stato posso essere io, confusionale, cioè capelli dritti, rispondo male a tutti quanti, ho l'agitazione, cioè la pressione a 200. Tanta era l'emozione, tanta era l'ansia di vedere il sipario aprirsi, di vedere, di sentire cominciare la musica, perché sì, eravamo tutti emozionati, agitati, però tutti volevamo mostrare il lavoro che avevamo fatto in tanti mesi, perché era importante per noi. Adrenalina fortissima e terrore che qualcosa non vada, la paura di troppa gente che ti guarda. Ci giocavamo tutto, cioè tutto era racchiuso là dentro e niente, dovevamo far vedere chi eravamo e che cosa facevamo. E non ce la facevo, tremavo. Ero parecchio emozionata e vabbè, però poi è andato tutto bene, questa agitazione, un po' di panico, magari se scordavo qualche passo, la più emozionante di tutti. Poi abbiamo cominciato a prendere il ritmo, tutto si è un po' più sciolto, quindi andavamo un po' più tranquilli. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino in fondo. Ah, a proposito, la scena dei guanti è andata benissimo. Il pubblico ripaga tutta la nostra fatica con un lungo e caloroso applauso. E uno per uno andiamo a raccogliere il ringraziamento degli spettatori. Siamo sfiniti, stremati, sudati, ma assolutamente felici del riconoscimento della platea. Tanto felici che a stento riusciamo a trattenere un moto di soddisfazione. In quel momento tutti i nostri dubbi e le nostre paure svaniscono. In fondo abbiamo dato il nostro piccolo contributo a promuovere un pezzetto di cultura, di arte. Per me arte significa non danza, non pittura, non teatro, ma tutto questo insieme. Secondo me c'è tanta arte fatta per pochi, nel senso che poi comunque viene fatta, le mostre costano tantissimo, gli spettacoli teatrali costano tantissimo, i musical che sono stati fatti ultimamente sono infrequentabili dai giovani, e viene comunque ancora, l'arte è una cosa elitaria, nonostante sia stato fatto di tutto per renderla alla portata di tutti, poi alla portata di tutti è la mondezza e le cose, la vera arte rimane di pochi. E io ho fatto nascere questo gruppo perché ragazzi e ragazzine che non sarebbero mai arrivate a leggere, a vedere e a fare determinate cose le potessero fare, perché comunque loro vivono in quartieri periferici e vengono spesso da famiglie che non gli hanno parlato di arte e di cultura, e quindi spero di avergli fatto arrivare un mondo che a molte di loro sarebbe stato precluso. Anche se così giovani, sanno già cosa faranno da grandi. Il mio sogno sarebbe fare la ballerina. L'ingegnere. Sono convinto che nella vita è importante fare tanta arte e trasmettere la cosa, sia essa palcoscenico, sia essa danza, sia essa teatro, recitazione, arte, poesia, letteratura. È importante trasmettere emozioni. Decisamente ancora non lo so, però mi piacerebbe continuare con il teatro, la danza,
Non lo so. La ballerina. Dire l'attrice o la ballerina sarebbe un po' banale. Continuare a provare queste emozioni, indubbiamente. Certo non questo, lo dico sinceramente, questo è un hobby. È una cosa che mi aiuta a scaricarmi, una cosa che mi rilassa. Cioè quando vengo a fare le prove io sono sicura che vengo qui, esco da qui e sono un'altra persona, che tutti i miei problemi li ho accantonati e che in quell'arco di tempo non pensa a nient'altro che a svagarmi. Ti piacerebbe diventare una ballerina? Non lo so, non ne ho proprio idea. Penso sia, forse una scusa, ma penso sia anche un po' piccola per pensare, per prendere una decisione precisa. So che il mondo del teatro, il palcoscenico, spero, non so, che il mondo del teatro e del palcoscenico faccia sempre parte della mia vita. Non so in quale ambito, se come lavoro, come professione, oppure solo come una passione che porterò avanti, come ho sempre portato avanti da quando ero piccola, comunque grazie alla danza che mi ha fatto stare sempre sul palcoscenico da quando ero bambina. Sinceramente non ne ho idea, o meglio, qualche idea ce l'ho ma non è tanto precisa, ma non voglio però abbandonare le cose che mi piacciono, perché vorrei trovare insomma lo spazio da dedicare ai sogni, insomma, ai desideri. Non illudersi che tutto sembra che sia così facile come fanno sembrare in televisione, perché non lo è, ci vuole tantissimo sacrificio, lo so che è una cosa banale che tutti dicono, però non bisogna illudersi, bisogna stare con i piedi per terra e afferrare le esperienze che ci stanno a portata di mano. Cioè è inutile che uno rincorre i miti televisivi o pensa che passare per la televisione dia la fama e il successo. Secondo me ogni ragazzo che vuole intraprendere questa strada deve afferrare le occasioni che gli passano accanto. Quindi fare esperienze tutte quelle che gli è possibile, ovviamente le esperienze positive che costruiscano qualcosa, però fare esperienze, non aspettare di andare per forza in televisione. Cioè, cogliere le occasioni che gli passano accanto. Ciao! Thank you.